Ragazzi, buonasera. Una cosa bellissima è che finalmente Instagram mi ha concesso il riattivare delle storie da 60 secondi. Questo implica che la storia che ho fatto per annunciare questa diretta e fare il giusto link per chi segue Telegram o Instagram nel raggiungere, no? Twitch mi ha permesso di dare qualche coccola e progetto per il futuro. Ve la voglio proprio far sentire. Da ora in poi voglio veramente cambiare le cose in meglio. Non bisogna fermarsi, mai. Ragazzi, sono live dopo la breve vacanza. Questo mi permette anche di dirvi che vorrei, su ogni social, evolvere un po' le cose. Nel mentre si avvicina il trasloco, SNM 4.0, il ritorno dei contenuti principali e il mio non volermi più sentire in colpa per tante cose. Ma intanto, anche le dirette sono in un costante level up di qualità. Anche e soprattutto nel modo in cui si approccia al videogioco. Vi ricordate la prima live di Steel Rising? Leggendo tutti i codex con quella cura, con quella passione e cuore, l'esaltazione del titolo, qualunque esso sia, o insomma, all'occasione anche criticarlo aspramente, è qualcosa che vorrei sempre più aggiungere nelle dirette. Quindi, bella questa storia da 60 secondi, vero? Adoro. Sono live. Oh, quanto ce ne approfitteremo in futuro, ragazzi. Quanto. Domani abbiamo anche la maratona, eh? Non è una cosa da poco. Per niente. Ho troppe fiere quest'ottobre. Ho detto troppi sì. Ma come faccio a resistere a volte? Anche solo in nome del poter stare insieme e darvi soddisfazione in un contesto in cui è difficilissimo avere interazioni dal vivo. Vi tengo aggiornati. Online, tra una fiera e l'altra, ma ci siamo. Grazie. Ragazzi, Steel Rising, Thymesia, Souls-like a non finire, che sono rimasti purtroppo, a causa di tutte le altre serie che avevo in ballo, in sospeso fino ad ora. È difficile tenere un palinsesto in piedi che abbia così tanta eterogeneità e soprattutto videogiochi così prolissi come può essere una saga alla The Witcher, con tanto che Dark Road di Kingdom Hearts è anche arrivato a conclusione, quindi dovremo reinserire lui. Insomma, allora, quello che faremo oggi sarà continuare Steel Rising, perché è diventata una serie, darvi il benvenuto e, insomma, inaugurare domani l'ultimo giorno di settembre con una maratona che per la prima volta ho deciso di fare imprenditorialmente. Ne ho bisogno, anche per la mia psiche, anche per vedere se funziona, se in qualche modo c'è un riscontro, se in qualche modo effettivamente inserire con la giusta delicatezza qualcosa che mi faccia in qualche maniera ottenere un risultato professionistico, meccanico, oltre che passionale, ha senso di avvenire, no? Comunque, non mi rendo conto che non mi perdo particolari capolavori. In che senso imprenditorialmente? Faccio una maratona che nasce non solo con il cuore di volerla fare, di offrire qualcosa che mi permetta di avere contenuto e magari anche un giorno non soltanto tornare magari sui vecchi Souls, ma anche finire serie o provare giochi o finirli in un day one, cioè in una volta sola, in una one shot e così via, che mi permetta di fare un contenuto che nasca anche con l'obiettivo fare le sub. Grazie. Fare iscrizioni, anche in nome del fatto che il September è un mese di sconti che io non ho mai citato, perché sono incapace di farlo per carattere e forma mentis, tanto che in realtà io adoro il sub goal, lo adoro, amo come è venuto, amo la scritta sub con la A, amo che si riempa con il mio logo, ma mi dà urto, mi dà fastidio, non percepisco che migliori in alcun modo le sub che faccio, anzi, in realtà non, forse anche peggio. Quindi ci vivo male, devo in qualche modo adattarmi all'idea di essere un pochino più serio, anche in nome di quello che è la professionalità imprenditoriale, non soltanto creativo, critica, divulgativa e bla 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 bla. Anche per questo, da ottobre, dal primo ottobre, torneranno i reward. Non ancora le one shot, perché ho l'animatore che ancora ha dei problemi con Unreal Engine 5 e deve finire la opening. Quando finirà la opening, io riaprirò tutto quello che possono essere i reward one shot, quindi mi farete giocare anche quello che volete voi, che sia l'infanzia, che sia un vostro desiderio, o ancora sul background, sulle spalle, proprio una serie di giochi che mi avete chiesto di fare e arriveranno, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. Detto questo, grazie dell'Hype Train,
Facciamo partire Steel Rising, che non dovrebbe andare a scatti. Non dovrebbe andare a scatti. Quindi vediamo. Eccoci qua. Chiudiamo la finestra per qualità. Sapete che abbiamo 3 ore oggi, vero? Ho intenzione di rendere il Sutorima 2.5 qualcosa di molto serio. Anche se ci sono tanti impegni, anche se ci sono tante irregolarità che hanno impedito a certi ritmi di essere rispettati, vorrei decisamente non fermarmi mai. E per quanto riguarda Wild Hearts, penso che ne vorrò parlare con voi e penso che potrebbe essere anche l'occasione per farci un video sul canale principale, magari. Devo tornare, nonostante non abbia ancora collaboratori, nonostante io abbia ancora molte difficoltà e prima del 4.0 Lord non potrò essere di nuovo quello che voglio essere davvero per voi, comunque vorrei ricominciare a esistere. Mi sento troppo, troppo in colpa. Abad Joke, grazie. Sarantras, Xander the Lord, grazie di cuore, anche delle parole. Il nome era già preso, welcome back. Cognitoin, Beno, Alambricco, Two Little Birds, Fiede Hub, Folklorista, The Heart Grenade, Cursed Lungs, Varuz, Wormomo, Sir Thonas, Metal Cape, Darklink, grazie. VVK 4747, grazie. Kami Settimo. What? Livello 6 del Light. Accelerate YouTube qualora vi stucchi. Ma credo che Twitch si sia aggiornato. Io sono tornato da un momento di pausa, quindi scusate un secondo. Ma che succede? Guardate, c'è un hype train di livello 6 in arrivo. Adesso sono infiniti? Ok ragazzi, io sono praticamente sotto di oltre 1000 sub rispetto alla mia media, quindi forse è il caso di tirar fuori un po' di dindini per il buon deserto e portare su questo record. Giusto amici? Sarò tanto assente a ottobre d'altronde! Non è una level up, non posso neanche fare lo sponsor. Ah, ora l'hype train non ha limiti? Ma quindi non potremo più, scherzi a parte, fare il leggendario 2000% di Monster Hunter Rise? Cavolo. Vabbè, ma è bello come ricordo allora. Quindi livello 6 completato. Capo VGC, grazie. Signor Cotoletta. Ah beh, allora scusate, io volevo fare lo spamone domani, ma ricordatevi che adesso le sub costano meno, al punto che se fate tier 1, magari, per 6 mesi, 2 sono in regalo. E ok, devo farcela, faccio il professionista. Devo farlo senza che sembrare un imbecille o un meme vivente, ma ragazzi, perché ho questo carattere stupido? Dai, su. Non devo neanche farlo con il gioco, devo essere onesto. Sul serio, in realtà, in nome dello sconto, se vi iscrivete per quello che è il vantaggio dei 6 mesi con 2 in regalo, i prossimi 6 mesi di Sutorima saranno una madonna. C'è poco da fare. È vero, ci sarà qualche momento di pausa per il trasloco, e cercherò di non fermarmi, ma il prossimo anno di Sutorima, al diavolo i 6 mesi, sarà tanta roba. Tanta roba, al di là della veteran run di Elden Ring che si concluderà, e di quella di Bloodborne che arriverà, e di quella di Metal Gear Saga che vorrei fare successivamente adesso, ma anche escludendo, Francesco, le collaborazioni con Saidonia, Pokémon Scarlatto e Violetto, in cui ci sarà anche Fenrir e Chiara, cioè, al di là di tutto, io voglio portare anche, quando torneranno i video, delle micro effigi live, voglio portare delle effigi delle news in diretta, voglio fare delle cose che non vadano minimamente a sostituire ciò che è il ruolo di Sabaku no Maiku come divulgatore, critica, effigi e coperture sul canale principale, che devono tornare soprattutto post trasloco, perché per ora cercherò di tornare e in qualche modo darvi qualcosa di buono, di piccolo, nel mentre mi manca del tempo per vivere senza collaborazione. E sembrerà strano rispetto al fatto che un tempo, a un anno e mezzo fa, 2 anni fa, potevo fare qualche video in più, ma il fatto è che adesso sono a un apice tetto di produzione che andrebbe a incastrare tutto in maniera drammatica, e
effigi importanti come God of War Ragnarok, qualcosa che io vorrei fare anche un effigi su Halo Infinite, quello che sta succedendo. Io vorrei fare un effigi sull'intera struttura della nuova generazione che mi sta facendo disgustosamente astio nell'incapacità anche un po' nociva e maliziosa delle major. Ho già fatto un video contro Sony, non si sta riprendendo più di tanto, è vero, capite? Al di là della qualità dei videogiochi che fanno, che magari è quello che ci interessa come videogiocatori appassionati, è ovvio che God of War Ragnarok difficilmente sarà un titolo insufficiente, però è anche vero che il modo in cui si comunica, no? Allora, basta fare... Cosa sono tutte queste cose? Che sta succedendo? Continuo a sentire... Mi sento... Scusate. Mi sento così in colpa. Shiroi... Livello 9? Continuo a parlare dei propositi? Lo faccio, eh? Shiroi Kage, grazie. Lollo Italy, 10 sub hai donato. Grazie di cuore. Quasi 10. No, penso che il livello 9 sia la conferma del 9 per poi arrivare al 10 come l'età, no? Compi 34 anni, stai vivendo il 35esimo. Grifias, Devil, Baltazar, The Gorta, Belzeboss, Welcome Back, Overlord Ori, Lothion, Boogeyman, Itachilosa, Arcamamundi, Eldegard, no, Eldegard Thundertale, Totonno, Andrea, Devil, Capu, grazie, signor Cotoletta, Lollo, Sasuke, McBaco, grazie, grazie, Doosbry. Allora, ok, allora, facciamo così, cominciamo a giocare quando finisce l'Hype Train, faccio un talk sul futuro fino a che dura, ok? Così non mi sento in colpa di togliervi il contenuto al gameplay e in reupload ci sarà lo stampino per saltarlo. Allora ragazzi, i locatori della casa in affitto che ho trovato sono particolarmente nordici, cioè hanno bisogno della mia genealogia familiare e di ogni soldo che ho fatto da qua all'800, quindi hanno richiesto 500 documenti, 6 anni di affitto in anticipo e un rene misto a una parte di fegato e firma col sangue sul fatto che la mia anima è loro fino a che non finirà questo momento. Tuttavia effettivamente l'ho trovata a casa. E paradossalmente, vi farà ridere questa cosa, in nome dell'influencer che ha successo e ha creato una carriera che vorrebbe far crescere anche e soprattutto come servizio, ok? C'è un motivo per il quale io non mi adagio sugli allori, per il quale non voglio fare senza nulla togliere, senza... Oh mamma mia, allora, non voglio... No, sembra quasi che io sminuisca, porca miseria, non deve essere frainteso da nessuno di voi. Vi faccio un esempio, uno dei migliori streamer che abbiamo in Italia a livello di intrattenimento, affetto e idee che ha per il contenuto è il gatto sul tubo, no? Ecco, io non voglio però essere il Maiku nel deserto, perché il mio obiettivo anche di vita è esservi servizio di critica, divulgazione, copertura e analisi del mercato, del videogioco e di guida all'acquisto, no? Quindi, per quanto sia meraviglioso tutto quello che facciamo su Twitch per ora, è una mia prerogativa andare avanti, soprattutto sul profilo effigistico e anime, d'accordo? Quindi la passione e la critica, l'analisi e la narrativa, essere un tutt'uno con quello che sono le fondamenta di qualcosa che vorrei fosse per voi colonna del mercato della vostra passione. Detto questo, sembrerà paradossale in nome del fatto che comunque ho ottenuto un successo, ho ottenuto voi, siete qua con me e così via, che io vada al nord in una casa più piccola di quella che ho adesso qui. Però sì, l'affitto che ho trovato è comunque di una casetta un po' più piccola di quella in cui vivo adesso, comunque già in affitto. Ciò non di meno sarà più professionalmente pronta, avrà la gigabit, potrò collaborare con persone, sempre in affitto per ora. Vorrei probabilmente entro poi altri 5 anni comprare casa, ma solo se questi hype train continueranno, perché altrimenti bisognerà fare altro per trovare una soluzione. E troverò altro, qualunque cosa accada, il mio obiettivo è continuare a fare quello che amo, nel modo in cui amo, nel modo in cui amo e che dia a voi soddisfazione. Prima ancora che a me, per quanto ami fare quello che faccio, ok? E spostarmi al nord, l'idea è Monza, sarà proprio di poter tornare nel canale principale a offrirvi un servizio di analisi, narrativa, critica e divulgazione che abbia anche un ritmo, non soltanto i 2 video all'anno, per quanto siano per me sintomo di quello che può essere davvero e deve essere la qualità sulla piattaforma. Sono orgoglioso degli ultimi video che ho fatto, ok? L'effigie di Cyberpunk è inattaccabile come contenuto praticamente, e lo sono alcuni dei miei ultimi video, assolutamente sì, ma sono pochi e anche
più semplice fare qualcosa di perfetto quando ti senti in possibilità di metterci tutto il tempo di cui hai bisogno. Noi vorrei darvi qualcosa di più, come quando ho fatto l'effigie, che un po' mi danno del sonaro, l'effigie che ha un po' punito e annichilito Forbidden West, no? Vorrei essere più frequente in questo, ecco. E grazie, in realtà, perché voglio credere con tutto me stesso, ho bisogno anche nel mio cuore di credere che per quanto amiate vedermi fare hardcore gaming, per quanto amiate vedermi portare vecchi IP, retro gaming, backlog, saghe intere come proprietà intellettuali perdute o da ricondividere che ho già giocato in passato, che non ho appunto affrontato nella mia crescita, voglio credere che nel gameplay dietro, no, nel let's play su Twitch, il supporto, le sub e tutto quello che costruite per crearmi un background che mi permetta di vivere e investire sia anche in nome di ciò che faccio a livello di critica sul canale principale quando arriverà e tornerà, anime e così via. È praticamente un Patreon 2.0 le sub, no? Per quanto il crowdfunding ci sia e sia fondamentale. Ecco, grazie di esserci, davvero. E Resident Evil non è lontano dal tornare, ma per ora dobbiamo aspettare che finisca Cult of the Lamb, che arriverà a breve. Resident Evil dovete aspettare due giochi e arriverà. E vogliamo un investimento serio, una bella Ferrari. Non accadrà mai. Non accadrà mai. Se anche diventassi schifosamente ricco, non mi vedrete mai fare un acquisto del genere. Per carattere, per quanto mi appassionino le automobili, non è il tipo di auto che mai acquisterei per me. Mai, 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 mai. Anzi, per il lavoro che faccio, probabilmente mi terrò la mia stupenda vecchia Mini del 2006, che è splendidamente colorata di blu metallizzato con cofano viola su Torino e i dadi di Crash Nitro, Crash Team Racing sullo specchietto. Non mi serve altro. È proprio una questione caratteriale, ragazzi. È proprio una questione caratteriale. Basta di vedere anche lo stesso Dario Moccia, no? Dario potrebbe comprarsi il PIL di uno Stato, probabilmente, ma non si va a comprare macchine di lusso, non perché vuol fare... Sapete, si potrebbe fare un talk show su questo. Ci sono degli influencer americani, esteri, internazionali, che nonostante siano decamilionari, fanno contenuti di proposito in aree... e in ambienti con mood povero per avvicinarsi, povero tra virgolette, per avvicinarsi al pubblico. Asmongold no. Asmongold non lo fa con pianificazione di comunicazione. Asmongold è genuinamente un coglione appassionato, cioè è uno di noi, semplicemente ha 7 zeri nel conto. Pace, pane, pane, vino al vino, ragazzi. Si può essere con 7 zeri nel conto e vivere di merda. Si può fare, e a modo mio lo apprezzo comunque, è di una genuinità, di una sincerità molto speciale. E 90 abbonamenti! Hai ottenuto tutte le emoticon di livello 10! Lo prendo come augurio delle cose belle che faremo, ragazzi, grazie. Non so se è un record 90 sub in Hype Train, credo di sì. Credo che lo sia. Grazie. Grazie, ragazzi, ora vi ringrazio, ma a questo punto faccio l'imprenditore. Aspettate, mi sembra opportuno dire che effettivamente ho tirato al ribasso perché mi sento un po' nel mese scarso oggi, quindi al posto di 3.850 forse è il caso di mettere 3.950. Mi sembra opportuno, sì, esattamente. E quindi il sub goal è diventato un po' più grande. State per vedere rimpicciolire la barra colorata, aspettate. In tempo reale. Che animale, sì sì, che bravo che sono. 3, 2, 1, barra che si abbassa. Ok, ragazzi, sono un cretino. Però grazie, mi avete permesso di giocare su questo in maniera molto spontanea. Arcana, Ant Magister, Too Much Stress, Martin River, Almost Magic Johnny. Almost Magic Johnny. Oh, vabbè, d'accordo. Almost Magic Johnny. D'accordo. Cloud Stroins, Nego the Hero, Finehorn, Baltazar, che palle, Dusbry,
Ali, Totonno, grazie ancora. Cerembrimor, Recall, Young Triple. Allora, eccoci. Grazie comunque del supporto. Spero che questa introduzione non vi sia risultata stucchevole, ma questa è la seconda partita che facciamo di Steel Rising. E visto che abbiamo 3 ore di gameplay e ho intenzione di farle tutte con voi, mi sarà prioritario riprenderci la mano. Ho uno stutter spaventoso. Io non voglio giocare con uno stutter così spaventoso. No, no, ma che vi sinca a 30? Nvidia DLSS bilanciata. Un po' meglio, va? Ok. Allora, noi giocando, grazie a Steno, avevamo raggiunto uno status quo di comprensione del combat system che ora dovremo resettare. La storia è abbastanza semplice per ora. Siamo al servizio della regina, siamo un automa che nonostante la reclusione della regina è fedele a lei e lei ha chiesto noi di fare qualcosa di abbastanza distruttivo per quanto concerne in realtà gli obiettivi del re. Tuttavia, è molto importante ricordare che nel gameplay la struttura di Steel Rising ha delle particolarità, tra cui gli elementi, come questo ghiaccio che per ora è completamente rotto, e questi attacchi speciali. Sappiamo che per ora il difetto principale di questo Souls-like è il fatto che si trovi ad essere un po' troppo hit and run. Ora, piano piano, io sono blind, ho solo giocato un po' di questa ambientazione all'interno dell'evento di release che ho vissuto a Milano. Sono pronto. Riprendiamoci la mano. Ok? Spiritone, grazie. O meglio, spirito nel buio, grazie. Framaru. La live dovrebbe essere assolutamente 1080, fatemi sapere se ci sono problemi, ok? E poi abbiamo la possibilità di ricaricare la stamina andando in surriscaldamento, ma vediamo un po'. Era di spalle? Non direi. Avevamo ovviamente utilizzato la passiva. Oh, cani! Vedete, c'è una pericolosità enorme di instabilità. Guardate un po' quanto è complesso gestire un combattimento che non abbia la possibilità di avere lato nostro stordimento dell'avversario. Abbiamo un problema in questo combat system che riguarda il fatto che senza parry gli attacchi difficilmente sbilanciano l'avversario e questo provoca il bisogno di fare hit and run, perlomeno adesso, perlomeno in questo inizio. Fiaschetta d'acqua? Cosa fa la fiaschetta d'acqua? E, altra cosa che abbiamo verificato già adesso, l'importanza incredibile della stamina. Perché con la stamina possiamo fare combo abbastanza lunghe da fregarcene del ricaricamento per surriscaldamento. Poi sì, il movimento è molto pattinoso, ma è uno dei classici problemi che i Souls-like hanno, no? Quando cercano di imitare certe cose, si tende a rischiare di Mamma mia, stavo per rompere completamente il level design. Si fa così. Fatemi vedere l'inventario. San Pietrino, fiaschetta. Bussola, gettone per il disassemblaggio. Però non c'è. La bottiglietta d'acqua. Mi sbaglio?
faccia. Usa. Granata glaciale. A meno che la bottiglia non si possa riempire con qualunque cosa, un oggetto chiave potrebbe... È un oggetto della missione. Questa fiaschetta, rinvenuta nel quartiere di Gros Caillou, perdonatemi la pronuncia, mie deficienze linguistiche sul francese, contiene una pinta di acqua pulita. Deve appartenere a uno dei lavoratori della fornace degli Invalides. Non posso continuare a giocare sbagliando la pronuncia delle cose storiche base, comunque. Pur costruite all'aperto, le fornaci raggiungevano una temperatura quasi insopportabile, soprattutto d'estate. I lavoratori a esse assegnati dovevano bere costantemente per evitare di svenire. Il governatore Duffrey conferma che non è stato emesso alcun ordine volto a rimpiazzare la vostra compagnia con un drappello di automi. Pertanto, fino a nuovo ordine, vi sprono a tenervi a distanza da cotali macchine e vi chiedo di informarmi in merito a qualsivoglia serie di ostilità. Questo l'avevamo già letto. Fa schifo sto gioco. Change my mind. Jimmy, scopriamolo. La mia prima partita non me l'ha reso insufficiente. Medio. In alcune cose molto creativo e affascinante, nella storia e nell'ambientazione piacevolissimo. Nel combat system per ora molto mediocre con delle buone idee, ma vediamo un po'. Ancora in corso d'opera, nelle intenzioni della lanterna di Demostene, quando accesa, avrebbe dovuto indicare la presenza della regina. La sua realizzazione è stata bloccata dopo lo scioglimento degli stati generali. Udite le voci che parlavano di un colpo di mano da parte del re. Udite le voci che parlavano di un colpo di mano da parte del re. La maggior parte degli operai è tornata a Parigi per difendere la città. Basato sulle proprietà elettrostatiche descritte da Charles Francois, è tipo la sequenza di pronunce assassina che mai avrei potuto avere qui. Divertente, grazie. Sì, Mestolino, Raiju, zero, grazie. L'automa più leggero della sua classe, il giaguaro d'assalto, quindi non è un cane, è un giaguaro, imita il comportamento di un vero felino, François. Ok, François. Cosa ho detto, François? Sono una bestia. Comincio a parlare spagnolo tutto il tempo adesso, eh? E genovese, giuro. Rimane a distanza dall'obiettivo, ruotandogli attorno per osservarne il comportamento e aspetta il momento più propizio per lanciare l'attacco. Diversamente dalle altre macchine della sua classe, le sue sole armi sono gli artigli e le zanne affilate. Un tempo i felini meccanici non erano che automi da salotto, giocattoli per bambini dell'aristocrazia. Le loro abilità di salto, attacco e schivata, a seconda della specie del modello, sono state migliorate per adeguarle ai combattimenti. Macchine rapide e agili sono progettate per cacciare in branco e cercano di sorprendere la preda saltandole alla gola. Questa strategia consente loro di compensare una relativa fragilità strutturale, preceduta da equilibrio infinito, quindi male non fa. Armato di due affilatissime scimitarre, il falciatore mette a segno colpi in grado di abbattere immediatamente qualsiasi nemico senza armatura. D'accordo. Il suo alito alchimico, un tempo adattato alle mansioni di giardinaggio, aggiunge effetti incredibilmente nocivi a questi attacchi. Porterò l'Eyes of P, certamente. Un tempo assegnati a mansioni botaniche e agricole nelle tenute reali, questi automi dotati di armi multiple hanno la capacità di mimetizzarsi nell'ambiente che li circonda. Grazie ai loro movimenti imprevedibili, sono diventati maestri nell'arte delle imboscate. L'automa più semplice nella classe delle guardie, il lanciere armato di una lunga lancia, con cui colpisce i nemici che si avvicinano troppo. Cerca di avvantaggiarsi della lunghezza della sua lancia per tenere a distanza i nemici ed evitare così combattimenti ravvicinati. Semplici e robuste. In origine le guardie erano state create per sorvegliare le residenze private e gli spazi pubblici. Sono state in seguito modificate per fini militari e assegnate ad aree ben delimitate. A causa del loro design essenziale, talvolta si guastano durante i combattimenti. Ok. Allora.
Cominciamo a giocare un Souls, ok? Facciamo le cose per bene. Chicco, grazie. Vediamo un po' sul level design. Cosa ci offre? Essenza di spirito minore. Semperfi. Questo è un finto interno, immagino, perché non c'è niente. Ryurien, grazie. Mamma mia, sembra comunque di pattinare, in effetti, eh. Questo è un destro? Mamma mia, ti interrompono proprio tutto. Stordire l'avversario per ora è estremamente difficile. Serviranno delle abilità più specifiche per raggiungere la rottura dell'equilibrio. Ha aiutato a spingere un carro, probabilmente, ma l'hanno lasciato qui. Ma sbaglio? Ok. O sprintare è scomodissimo. Ce l'abbiamo fatta. Ok, d'accordo. Possiamo andare. Come si sprinta? Automa! Ah, con L3. Non con il tasto dello sprint. Ok. Scusate se smanetto con i limiti del level design, ma non si sa mai. Qualche volta troveremo dei segreti grazie a questo. Sono abbastanza sicuro. Queste granate sarebbero da utilizzare più spesso, eh? Per ora accumuliamole. Ehi là. Questo rallenti? Questo rallenti? Questo rallenti ha la sua deflezione? Non so ancora come è andando avanti il gioco, perché per ora siamo post primo boss, non mi sento decisamente in grado di poterne parlare seriamente. Sicuramente non è eccezionale. Però ben lungi dall'essere insufficiente. Ah, mi sa che te finirai ghiacciato. Allora, capisco che l'inquadratura se n'è andata un po' a quel paese, ma che cazzo? Prego? Sì, abbiamo trovato Havel! È vero! È vero! Sono d'accordo! È vero, è vero! È vero, abbiamo trovato Havel! Qualunque cosa fosse, ci ha one-shottato quasi off-screen. Ok, lo sprint agra. Vabbè, noi non perderemo certamente le nostre essenze, però ciò non di meno, la situazione è molto grave. Ok. Non possiamo per... Ok, fermi, con calma. A più tardi a chi va.
Vabbè, ci toccherà fare così. Cioè, poco male. Io obbedisco alle regole del gioco per ora. Poi vedremo quando le cose si complicheranno di più. ...224. Sicuramente mi intrigherà poter perriare quei colpi, ma... Plopus, grazie. Tombe. Immancabili. Fosse comuni persino. Vieni, vieni, sono pronto. San Pietrino. Si può fare un backstab dopo? No. No, non sono munizioni infinite, altrimenti sarebbe semplicemente broken. Però per ora è comunque facile recuperarle. Chicco, grazie. Fabic, bentornato. Eccone un altro. Vediamo se riesco a dargli un backstab. Vediamo se riusciamo a shottarlo. Ah, c'è anche un cagnolino là. Ok, è il momento di provare il San Pietrino o di sparare un colpo di ghiaccio. Ho colpito... Ho letteralmente colpito la struttura dietro. Ok. Ah, sono due? E noi li congeliamo. Perché è divertente. Vicini, vicini. No? Vabbè, famo così. Diciamo che se si gioca safe, salvo una mancanza di proiettili elementali, dovremmo essere abbastanza safe? Oh, certo, certo. Shadow of War, ci ho fatto un video sopra. Vediamo se riusciamo a capire un backstab come si può comportare, ok? Merda! Vorrei vedere quanto danno posso fare, chissà se... Vediamo se riusciamo a fargli perdere l'agro. Il fatto è che non si può sprintare, ovviamente, e... Ha perso l'agro? No. Ah, boh, chissà se lo perde l'agro, comunque, eh. È tutto da vedere. No, il prompt per un secondo c'è stato, ma... Non lo so, eh. Sì, no, in realtà è voluto che chat e sub goal siano un po' coperti da me, ma se non vi piace posso mettermi dietro. Nel senso, in realtà è voluto così per idea, ma posso essere così. Come preferite. Fatemi sapere cosa preferite. Ci sta. Esploravo idee di design. Se no posso mettermi... Se no posso mettermi leggermente più a destra. Guardate, faccio così. Ecco. Ecco, ecco, ecco. Proviamo, proviamo. No, beh, la chat coperta ha senso perché è un documento che rimane. Poi i messaggi si possono leggere comunque, perlomeno l'idea. Non è che deve essere protagonista, però sì, ci sta. Io, ragazzi, mi adatto perché mi piace esplorare idee. Ok, allora, vediamo un po'. Se riusciamo a fregarlo un po'. Senza target ci si muove più velocemente, mi sa. Sì, è meglio fare senza target. Pensa un po'. Ok. Non è male, eh. Ok. Levati da lì, bimba! Come ti è venuto in mente? Ok.
E sappiamo che gli equipaggiamenti hanno tantissima stamina, quindi chissà cosa si può trovare dentro uno scrigno. Flagello incendiato e lingotto di bronzo. Questo era un mercato. Era un mercato. Affinità potenza, affinità agilità. A contatto con il suolo l'arma richiama un fuoco ctonio che l'avvolge nelle fiamme e permette di scagliare attacchi incendiari. Proviamo. Il bronzo è ricercato per la resistenza e per la capacità di essere lavorato senza rompersi, proprietà che hanno consentito di migliorare le armi di Aegis. Il bronzo usato da Parigi è realizzato a partire dallo stagno della Bretagna e dal rame estratto dalle miniere reali di Saint-Bow, vicino a Lione. Ma in realtà le armi sono stupendamente originali. Mi sembra molto buona. Ah, ma consuma proiettili elementali. Ok, no. Vediamo lo squilibrio. Non è male che attacchi a distanza, eh? Però non mi sconfiffera molto. Non sconfinfera molto il dover utilizzare proiettili, eh. È lenta, ma insomma, non è un male necessariamente. Mi ricorda qualcosa. What? Oh, bellissimo! Shortcut, eccoci qua. Ora non mi serve. Merda, mi ha visto. Vabbè. I proiettili si trovano tantissimo, l'ho percepito nella mia prima partita, ma in questa seconda non tanto. Per ora non li sto trovando quanto vorrei. Ma io non sono, sono un po' troppo decentrato. Grazie ragazzi. Spero di darvi un po' di interesse, perché per ora stiamo proseguendo in maniera gradevole. Ok, non gradisco particolarmente quest'arma. Ok, non è cosa. Wow. No, sgradisco.
Questo è un encounter in cui bisogna utilizzare gli oggetti. E c'è stato un raid. Oh, permettetemi di ringraziare chiunque sia stato. Devo mettermi assolutamente la chat moderatori. Grazie. Allora, bisogna utilizzare gli oggetti qua, se non vogliamo fare del male. Allora. Zabois, oppure Zabois, grazie. Grazie di cuore. A posto. Loxor, Cyberballs, grazie. Vorrà dire che non gli faremo backstab, che ti devo dire? Sopravvivo. Ok. Pensavo di meglio, va? Merda. Qui dobbiamo stare attenti a non... a non far respawnare niente. Ush! Perché se respawna qualcosa... non abbiamo più risorse. Bene, non c'è il... non c'è il backstab in corsa. Cazzo. Ok, comincio a volere un Perry, sapete? Comincio a volere un Perry. Credo che il Perry mi permetta di entrare in melee con una sicurezza di cui da giocatore ho bisogno. E comincerò a provarci adesso. Devi sapere gli attacchi però. Qui respawna tutto. Quindi. Per poter sfruttare i Perry dovremmo stare molto più attenti. E non manca molto al mio registrare il New Game Plus con Mira. La mia domanda è quando uscirà, perché non posso rispondere nemmeno io, in quanto vorrei provare a farlo montare esternamente, e sarà la prima volta. Signor Human, grazie. Essenza di spirito valoroso, finalmente più anime. Non sembrano aver bruciato delle persone qui, però. Un codex. Resti? Ok. In particolar modo poiché fino ad alcuni anni fa i costi per la manutenzione della strada per essi erano sostenuti dal re. Noi, i residenti, riteniamo sia troppo oneroso sobbarci di servizi di corvata in aggiunta ai costi della manutenzione della nostra strada. Chiediamo l'abbattimento dei conigli, che sappiamo essere la causa di innumerevoli danni nelle campagne, in particolare nel nostro vivaio, del quale si alimentano durante l'inverno. Idem per quanto concerne le lepri. Quanto alle pernici, queste arrecano danni al frumento attaccando la base delle piante. Esse, ma si includono anche i piccioni, distruggono e consumano il frumento più frumento del re di quanto non ne arrivi alla capitale. Chiediamo l'eliminazione completa, o almeno la riduzione a un numero minimo, del diritto di colombaie che... Mamma, ma vogliono sterminare ogni cosa che vive questi! Cioè...
Oh. Oh, un segreto. Bello questo level design, mi è piaciuto. Culotte, moscardino, stivaletti e ghette. Autonomia più 3, eh? Queste culotte con ginocchiera in bronzo sono una copia di quelle indossate dai giovani realisti durante le loro spedizioni punitive. È quando manca il pane. Calchi la mano, certo. Grazie alla loro struttura. Ok, niente. Più 6 autonomia. Questo è un bel premio. Questo è un bel premio. E qui. Presumo che ci eravamo già stati, se non sbaglio. Però meglio essere sicuri. Vediamo. Questo non è uno scrigno? Weird. Lo farò, leggerò sempre con cura le attenzioni e le descrizioni perché effetti secondari abbiamo visto che sono piuttosto importanti. Sta porta. Forse non ci siamo stati là. Questo c'è lo shortcut. Loan codes, grazie. Questa porta chiaramente non viene interagita da qua. Prima di fare salti, appunto, fiaschetta di resistenza al fuoco. Beh, le resistenze già generalmente si utilizzano poco nel genere, purtroppo. Qui mi ispirano ancor meno, sapete? La strada per essi. Sarà anche una nuova area, ma se non puoi interagirvi. È uno shortcut, semplicemente si attiva l'area prima, un po' inelegante. Salve! Ho 7 proiettili, che si fa? Si gioca al parry? Non è una buona idea, vero? Vabbè, vediamo che si può fare, dai. Non ho molta fiducia. Però lo sentite. Non posso fare parry per ora. Porca miseria, che schicchera. Ok. Munizione elementale, fiaschetta d'olio. C'è una discreta povertà di risorse per ora nei proiettili. Però stiamo trovando qualcosa. Garcelon, grazie. Bentornato. Più che altro, molte porte che sembrerebbero interagibili non lo sono. È un peccato. Ghisa, altro materiale, buono. Molto buono. Queste porte io le avrei sbarrate, ci avrei messo qualcosa per far capire che non sono interagibili. Manu Bastio, welcome back per il 41esimo mese. Sharon, grazie. Direi che più o meno ci siamo. Azzarderei dire che ci siamo. Quello che mi stupisce un po' per prima è che se la strada principale è quella con il salto dalla scala rotta, allora il level design non era un segreto, ma era semplicemente il dove andare. Peccato. Peccato.
Vediamo. Lo scopriremo adesso. Mi sa che non è uno shortcut. No. Ok. Non credo si possa andare sul tetto, onestamente. No. Conosco i miei polli. Mettiamola così. Che c'è? Ho 3 proiettili elementali. È una situazione... blocca. È strana. E quel, è quel bersaglio là? Con calma, non ti preoccupa. E ora le togliamo. Ora ve lo puliamo. No, no, l'ho già installato l'aggiornamento di Steel Rising, qualunque cosa abbia fatto. Munizione elementale. Popolo di Parigi, Luigi, re di Francia e Navarra, per volere di Dio, dichiara che i rappresentanti del Terzo Stato, riuniti in assemblea illecita, continuano a propagare idee sediziose e criminali. Il discioglimento degli Stati Generali è avvenuto con l'intento di porre fine a questa ribellione. Purtroppo, alcuni parigini, sviati dai rappresentanti proscritti, hanno ritenuto di dover imbracciare le armi contro questo decreto inappuntabile. Sono state prese le misure necessarie per sopprimere le violenze. L'ordine è stato prontamente ristabilito e la maggioranza dei perpetratori, scusate, arrestata. Al fine di garantire la sicurezza dei suoi sudditi, Sua Maestà ha decretato che la popolazione debba rimanere nelle proprie abitazioni fino a nuovo ordine. Sono inoltre in vigore, sempre fino a nuovo ordine, le seguenti disposizioni. Chiunque sia sorpreso a circolare nelle strade senza autorizzazione verrà immediatamente neutralizzato! Signor Re! Fly down, signor Re! Chiunque sia sospettato di fornire aiuto ai fuggitivi sarà imprigionato e interrogato. Del rispetto di queste misure è incaricato l'esercito meccanico di Sua Maestà. Aetras, Ettore, grazie. No, io sono buona. Do not fear. I mean you no harm. Ah! It speaks too. Get out of here, you damn pile of scrap metal! Have you not seen what I've done to these automats? Yes, worse than dogs at each other's throats. It's almost as if everyone has decided to kill each other before the sun comes up. What happened in this Faubourg? The king kept his word. His automats were merciless. If only we'd known what his new army was made of. We'd have all stayed home, just like he'd ordered. Monty Swatili's family and his court of murderers. Non sta dicendo niente. Capisco che sono sottotitoli, ma... è noioso dover fare ogni volta così, però. Monsieur. Allez, Buzon. Ok. Grazie, Leonard. Ok.
Semper Fi. Semper Fi. Un operaio su Twitch, welcome back. Grazie della tier 1. C'era un altro posto dove volevo andare comunque. C'era un salto da fare prima, me lo ricordo. Aspettate un secondo. Non voglio perdere l'occasione. L'ho già persa però forse perché la scala non c'è più. Vabbè, ci sarà un altro shortcut. C'era un posto dove non sono andato. Ma Steel Rising è uscito da un bel po', eh? Io sto giocando in ritardo. Perché ci tengo a lasciare tutto non mai in sospeso. Oh. Peccato che non si può assolutamente smanettare così, vero? Sono... è un dispetto che non si può fare. The Shiny. Oh, meglio, The Sini, Giulio, grazie. Cazzo. Il design dei nemici è molto bello, sì. Io mi sto cercando di concentrare perché non ho risorse e non mi sento ancora sicuro a fare PR. Sono moveset molto... interessante. Il potere degli automi. Non male il range. Ah, pensavo di avergliela fatta, invece. Guarda l'aggressività. Manca un po' di feedback dei colpi per farti capire bene quando cade qualcosa, ma con un po' di allenamento mentale lo si riesce a compensare. Eccoci qua, secondo shortcut aperto. Questo significa che potremo fare parecchie cose adesso. Per esempio, livellare. Allora. Ridotto. Cinquemila. Allora, per ora... non mi sconfinfra anche quest'arma, quindi andremo, torneremo sulla sciabola e falcione. Però intanto vediamo un po' che si può fare. Mamma mia, il framerate! Usa vestale. Allora, potenziamente. L'autonomia è meno importante adesso, in realtà. Posso potenziare le armi adesso. Allora, fermi. Dove sono le caratteristiche? Fatemi ricordare. C'era la guida per poter leggere cosa facevano comunque.
Dov'era scritto quello che fanno? Diario. Guida. Le basi. Mannaggia. Volevo ricordarmi la combinazione, non soltanto le parametri che aumentano sotto, volevo vedere bene. Vabbè, chi se ne frega. Andiamo a istinto, perché alla fine si capisce. Però c'erano degli effetti secondari che ci tenevo a... Ma l'abbiamo letto nel primo episodio, mi sembra così strano che... A meno che non sia... Nah, impossibile. Però che bella la map. Insomma, vabbè. Ah, ti dice anche le missioni secondarie. Ok. Diario. Note. Codex. Guida. A voi non viene in mente niente, ragazzi. Stavo titubando nell'andare avanti anche perché magari qualcuno si ricordasse. Crystal Spider, grazie. Fantastico, welcome back anche a te. Ma l'avevamo letto tempo addietro, eh? È assurdo che... O magari mi ricordo male e non l'abbiamo letto, ma mi sembra molto strano. Comunque, vabbè. Allora, sicuramente l'alchimia elementale non ci interessa. L'ingegneria, in realtà, un po' sì. Autonomia l'abbiamo trovato molto utile, ma è principalmente legata agli equipaggiamenti per ora, quindi non ci serve investirci. Resistenza aumenta salute. Vabbè, ce la gestiamo in maniera più istintiva. Per ora l'arma non sono convinto di volerla potenziare, però. Darthanks, grazie. Emporio. Munizione elementale... Te ne dà 30? No. Prezzo 1? Scusate, eh. Ah no, minchia, no! No, pazzia! Follia! Oh, madonna mia, è qui... Si sono aggiunte... Figo. 2000 chiave modulo. Ok. No, no, non farmeremo mai, ragazzi. Stavo solo cercando di capire la cosa giusta da fare, ma d'accordo, allora, vediamo un po'. Sì, ma Thom, tu mi stai adesso descrivendo le statistiche in inglese, ma è una wiki, cioè non c'è un codex interno. Mi ricordo, nella prima puntata abbiamo letto tutto per livellare, prima volta. Pare di no. Strano. Mi sono flashato qualcosa... È assurdo. È assurdo. Vabbè. Allora, resistenza. Resistenza. Potenza. Eccoci qua. Sull'arma vedremo. Prima voglio andare a vedere... Dove abbiamo fatto il saltino. Dove non abbiamo fatto il saltino. Vediamo un po'. C'è un oggetto laggiù.
Ma c'era una schermata, no? Infatti sono d'accordo con voi. San Pietrino. Che è sto bordello? Oh, amici miei. Frame rate. Frame rate. Che bordello. Mamma mia, senza... Se... Bisogna aumentare l'equilibrio anche per noi, eh. Perché se no... Non ho ancora visto Edge Runners. Non ho avuto un secondo in questi giorni. Non sono praticamente neanche stato a casa. Granata immobilizzata. Ecco qua. È qua che volevo saltare. Quindi basta. Era questo il punto. E infatti è l'unica parte che dovevamo completare. Munizione elementale. Eccoci. Era qua che volevo saltare. Me lo ricordo. Ottimo. È abbastanza blando Steel Rising per ora, però vediamo. Minchia, bro. Vabbè, è il momento di provare a fare i perri. Sbagliato arma. Sbagliato arma. Il frame rate, ma che cazzo? Eh? Ma che sta, si sta glitchando tutto? Si sta glitchando tutto. Il frame rate si sta spaccando tutto. Stai bene? Si era paralizzato il perfetto. Tutto ok? Mamma mia. Mamma mia. Bene, bene, bene. Ok, allora. Ok, bene. Dicevamo. No, non è per niente ottimizzato, in effetti. Non era un bel parry quello, mi sembrava sì. Anzi, questi attacchi ritardati è difficilissimo. Quanto è scomodo. Comodo, ragazzi. Altro lingotto. E ora posso mettere la grafica. Ecco, finestra senza bordi, grazie. Ok. A questo punto andiamo qua. Twitch, così. Ecco. Così possiamo leggerci i dialoghi senza darci fastidio. Ah, eccola l'acqua. Here is something to quench your thirst. Praise be to God. Bless you, whoever you are. Take this for your trouble. Ok. Va bene.
Not really worth it, ma hey. La contadina si era preparata con le granate a qualunque assalto di automi. Smart. A questo punto possiamo andare avanti. Nonostante la grave mancanza di risorse per ora, perlomeno per fare attacchi elementali. Teniamoci la facecam così per ora. Daco, Berrico, Tanokami, grazie. Ah, visto che ci sei. Encoding overload ci sono, eh? Anche se ho chiesto impostazioni avanzate a esperti. Beh, parlerebbe anche lui? Istruzioni poco chiare. Quanto è scomodo essere aggressivi. Ok, siamo tornati. Qui si va avanti. Oh. Vedo che... Sono due? È il momento di perriarli, cioè... Ok. L'attacco è sempre questo? No. È così scomodo. Ah, mi fa il parry al primo, non al secondo? Più che altro il fatto è che per poter rendere efficace il parry devi fargliene tantissimi! Perché il danno che gli fai col riposto è bassissimo! E allora forse... Non è che per caso. Un po' di range ci compensa? Vediamo. Ok. Vediamo. Finché non abbiamo una stabilità abbastanza alta o dei danni abbastanza elevati da riposte, sarà sempre troppo importante lo spacing. Posso farlo senza far rumore? Sì. Puoi girarti, sai? Mi ha visto tantissimo. Vabbè, poco male, ormai. Che schicchia.
Non è uno scambio di colpi equo. Porca miseria, non puoi neanche farne... Una chiave modulo, che non è male. Noi abbiamo quello avidità attivo, il che ci permette di livellare leggermente di più. Lì c'è un'ascia infuocata, che non so se avete visto, ma ho notato. Un tributo al marchese. Di Monsieur D. Quando Lafayette ci comanda, rispondiamo noi sì, subito, pronti! Scoppia grande sarabanda e Parigi d'oro gli fa i ponti. Quel nome ne vale una decina e con lui nostro difensore, se il pericolo si avvicina... Come si può aver timore? Prezzo 3 denari. Testo di canzone. Un androide che emette suoni di dolore e fatica può essere legato al fatto che l'origine della sua energia è un'anima. Palesemente un'anima un tempo vivente. Quindi direi di sì. Ah, qui dove siamo arrivati, ok. Cioè, ancora non c'è stato il colpo di scena, ma non è un colpo di scena. Cioè, è abbastanza evidente. Ok. Ok. Qui non abbiamo ancora l'abilità. Serve uno strumento. Backtracking. Toxemico. Old sponge. Grazie. Questo sì, è un'ascia infuocata. Che ti devo dire? Munizione elementale. Codex. Porta non interagibile. Caro Jax, ti ho atteso per oltre un'ora, ma non posso indugiare oltre. Non rimarrò con le mani in mano a osservare i miei compatrioti che muoiono. Le mie pistole sono cariche e il ponte di fortuna che abbiamo costruito reggerà quanto basta per permettermi di raggiungerle. Spero riuscirai a trovarci presto e a unirti a noi nella battaglia. Se, fatalità, dovessi arrivare troppo tardi, ti prego di raccomandare la mia anima a Dio, tuo fratello, Laurent. Boss fight? Alberi crollati. Uno scrigno. Fiaschetta d'olio, normale. Che cazzo. Bello agguato, eh. Beh, almeno la descrizione è corretta. È un po' un peccato che il combat system ti spinga quasi a non combattere, però vedremo più in là. Carica efficiente grado 2. Quest'arma stordisce, Non è che muoiono prima. Ah sì, no, sì, instordibili, sì. Ma secondo me è questione dell'arma e del livello. Cioè, è quella una barra che si riempirà più in là. Con abilità, attacchi speciali. Non è che il game design non funziona. Non è che il combat non funziona. Sicuramente si vedrà dopo. Wow. Eccolo il ponte di fortuna. Che figata. Lore. Granata esplosiva.
Boss fight. No? Ah, annunciato da Google chiusura di Stadia. Che vi avevo detto. Purtroppo, che vi avevo detto. Oh, questo è il campo di battaglia. Tutte le effigi che ho fatto su Stadia sono sempre state legate anche al fatto che sarebbe stata chiusa, purtroppo. E che la situazione era grave, che erano stati degli incompetenti. Per la sorpresa di assolutamente nessuno, esattamente. Birkenworth. Wow. È un bel ambiente questo, ti trasmette particolare ansia. Essenza di spirito minore. Guarda le CGI, guardate i giardinieri. Ti danno proprio fiducia. Questa cosa. Questi attacchi in salto non li ho sfruttati per niente. Sì, per ora è me. Un po' tutto molto me. Non lascia che non c'è. Non sei scontento di giocarlo, ma insomma, non offre granché. Tre chiavi modulo. Ok, non gliene potrebbe fregar di meno. Però è bello anticipare gli attacchi e capire i tempismi. The Surge 1 è purtroppo uno dei peggiori Souls-like mai generati. The Surge 2 l'ho provato e sembrava molto meglio. Oh merda. Oh merda, colpa mia. No! Già. Ok. Aspetta che questo è un po' un labirinto di d'erba, ovviamente, fatto apposta.
Darksiders 3 non c'entra, non è un Souls-like. Adesso non l'ho giocato Darksiders 3, ma non è un Souls-like. Eh sì, dovrei utilizzare di più il surriscaldamento. Il problema è che per ora buttarmi in combat non mi fa sentire premiato dall'usare la stamina bene, perché tanto devi stare lontano, altrimenti pipizze. Per ora, poi magari mi sbaglio. Posso volentieri sbagliarmi. È un Souls-like Darksiders 3. Io non l'ho giocato, eh. È un Souls-like. Darksiders 3 è un Souls-like. È un Souls-like cosa? Devo provare. What? Come? Nani the fuck? Eugene. Vabbè, lo proverò. Cioè, anche solo per verificare se è vero. Cosa che mi perplime molto, ma... il frame rate, guardate che schifo. Va a scatti, guardate quanto va a scatti. Someone hid upstairs. I just need to find a way in from the outside. Forse devo... Vabbè, facciamo una cosa. Finché non risolviamo questa roba. Tocca. Ok, vediamo un po' se... Ah, Gesù. A quanto pare... Finché... Quando mi trasferirò e avrò il double PC setup, questo non si risolverà. Però per ora la 3080 Ti non basta per Steel Rising. Maledetti. Maledetti, vi dico. Ok. Ecco, non dovrebbe più essere un problema adesso. Calzoni Diana, scarpe e ghette. Ma posso fare finestra senza bordi con questa risoluzione? No. Peccato. Allora. Vabbè, comunque abbiamo risolto. Ma io avrò un PC a parte per streamare, semplicemente qui non ho lo spazio, cioè la mia stanzetta è troppo piccola, ma mi trasferisco anche per questo. Allora, questo ambiente è in realtà super affascinante. È dove vengono creati gli automi, o perlomeno quelli umanoidi. Addirittura. I pantaloni in cuoio ornati d'oro che hanno dato origine a questo indumento vengono usati dalle dame di corte per le loro lunghe cavalcate. Shai, grazie. Guardate le maschere, o meglio, le teste, non sono maschere, le teste di automa. Allora,
Vediamo un po'. Questo è un ambiente molto piacevole da giocare. Guarda che bello che è. Un po' macabro, ovviamente, non trovate? Ha fatto esperimenti interessanti il signore. Cos'è quella creatura aracniforme? Oh, un checkpoint. Finalmente! Era tantissimo tempo che non ne vedevamo uno a causa principalmente degli shortcut. E allora, oh, che bello, finalmente va fluido. Ragazzi, finalmente fluido. Steel Rising è veramente ottimizzato male, male, male. Veramente male, male, male. Vediamo se riusciamo a fare un compromesso. Ossia, opzioni. Video. Finestra senza bordi, qualità grafica, normale. Stazioni. Dai, proviamoci. Comunque, quando lo vedrò, scoprirò se Darksiders è un Souls-like, perché non sono convinto. Cioè, non sono convinto, anche se non l'ho giocato, quindi non mi espongo oltre. Guardate che roba, eh. E allora compriamo la chiave. Com'è da vedere adesso, ragazzi? No, per ora. Teniamocelo così. Cos'è la carrozza che vedeva? Fabbriche. Oddio, il DLSS così fa schifo però. Trema persino il terreno. Odio che sia così mal ottimizzato, ragazzi. NordVPN è importante stasera. Grazie della sponsor. Facciamo così che è meglio, eh. Ecco. Un po' meglio, dai. Poi tanto questa cosa la risolveremo. Quanto tempo è che non avevamo questi problemi? Solo Steel Rising ce li sta dando, solo lui.
Sono preoccupato di non fare buon completismo, però. Mi sembra strano, quindi in realtà non è che serve un oggetto, che l'altro è il lato sbagliato, è una traduzione infelice. I guasti alla macchina a vapore interrompono troppo di frequente il funzionamento della passerella mobile. Pensate ai carichi pesanti che dobbiamo portare al piano superiore sulle nostre spalle. Vi chiediamo di provvedere con effetto immediato alla sua riparazione affinché la passerella funzioni senza interruzione. Accludiamo a questa nostra una chiave che consentirà all'ingegnere capo di muoversi di... Ah, sì? Chiave della fabbrica. Ripara la passerella mobile. Ok, finalmente però siamo con un frame rate stabile. Dai. Fammi fare lo scemo, fammi fare lo scemo. State a vedere come ve lo spacco sto level design. No, non c'è hitbox sull'oggetto? E allora non posso rompere il level design. Peccato. Quindi questa è la passerella da aggiustare. Si può sfruttare questa? No! Mi state togliendo ogni gioia. Allora. Ferrexo, grazie del supporto. I'm nobody, shorts, drum soul forge, shy unchained. Grazie. Oh no, non ho nessuna idea per stasera, ci divertiremo. Chiave della fabbrica. E quindi prima di questo non posso fare niente? Fabbriche. Qua per esempio possiamo andare in un posto, vediamo un po'. Non mi sembra una porta chiusa. Scusate. Scusate se mi sono esposto. E allora per ora andiamo alle fabbriche. Io ancora non voglio potenziare le armi perché non sono convinto. Speravo di schivare tra un attacco e l'altro e invece ho fatto solo brutta figura. Questi attacchi secondo me sono super facili da parriare, però. La lancia no, ma il resto sì. Aia. La lancia no, ma il resto sì. Questi oggetti bloccati che nascono da male traduzioni mi confondono tantissimo. Tantissimo, ragazzi. Spiders hanno sempre fatto videogiochi abbastanza mediocri, quindi in realtà credo che Steel Rising sia un mezzo miracolo. E continuano a migliorare, quindi bravi, però cavolo. Dai.
Voi come state? Vi state divertendo? Sto riuscendo a darvi qualcosa perché avanzare con questa linearità per ora mi piace, ma mi sento un po' in colpa, ho qualche dubbio sulla nostra progressione. Non vedo l'ora di un double PC setup, ragazzi, sarà una bomba quando potremo andare 4K in streaming. Voi lo vedrete in 1080, ma si vedrà bene. Non sono convinto dell'esplorazione, poi è buio pesto. Non ho capito le intenzioni dell'amico lì. Ok. Bro, cioè, potevi farmi un agguato, potevi attaccare durante l'aiuto, durante l'assalto del tuo amico, potevi fare un sacco di cose. Ho sentito di Stadia, più di CVD non so che dirvi. Ma è un disastro annunciato. Vi ricordate l'unica volta che sono stato positivo per Stadia? L'unica volta che ho detto una cosa buona su Stadia quando è stato? L'annuncio. Quando hanno mentito. Fondamentalmente. Allora. Vabbè, non hanno mentito, ma hanno omesso le loro cagate. Amici, salve. Ok. Ma no. So capito, ma siete un po' stronzi anche voi, eh? Quanto sono perriabili loro, vorrei proprio vederlo. Io per ora mi ritrovo a giocare senza troppo da dire. Attenzione, set completo di Ana, che potrebbe essere un upgrade. Vediamo. Figo il design alla Carmen Sandiego. Resistenza a fuoco e autonomia più uno. Meh. Che figata questa cosa. Abito lungo e corsetto si incontrano in questo abito disegnato da Rose Bertin, la modista della regina, per le passeggiate a cavallo e la caccia. Oh, grazie, Mamma Africa. Di cuore. Cerchiamo di darvi soddisfazione, forza. È Fushieru. Grazie. Shortcut? Quale? Da dove? Dove siamo? Ah, ok. Non avevo neanche visto questa parte, infatti. Non avevo neanche visto questa porta chiusa.
Sto un po' esplorando, ma senza troppo successo. Dio, che spavento! Amici. Interessante. Mi piace che loro di Codex facciano agguati ed effettivamente quello arriviano a fare di gameplay. Ho sbagliato il raffreddamento. Va bene. Allora. Sto cercando di rendere più creativa l'esplorazione. Bim! Sparabam! Bim! Boom! Ecco qua. Heart Attack by Mike. San Pietrino. Però non dà molta soddisfazione esplorare. Troppe porte e ambienti che non conducono a nulla. Non è pessimo, però non... Ti ho sentito, sai? Sento dei rumori che non sconfinferano. Ho trovato un'arma nuova, la sto anche usando in realtà. Minchia! C'è qualcuno che sta cercando di spararci, ma senza il minimo successo. Merito! Stiamo per fare un combattimento verticale. Vediamo, sono pronto. A quanto pare no. Sfigato. Vabbè, non mi sono molto emozionato però in realtà. Almeno fare delle combo e provare se interessante. Giulio, Tony, Jack, Tirreni, Equitalia, 70 mesi! Grazie, bentornati, di cuore. Sto cercando di cavare un ragno dal buco di Steel Rising. La cosa ispira ma mette anche dubbi, quindi vediamo un po'. Ok. Questa è fatta. Adesso se salto si gira, vero? Infatti. Ok, ogni tot combo li stordisci. Ormai è chiaro. L'R2 è caricato. Munizione elementale. Ho fatto un video su Vampyr. Io, Vampyr è delizioso. Un gioco medio con così tanto amore e cura che diventa più che medio. È valido. Limitato, un po' monotono, ma speciale. P.
pieno d'amore e cura per i dettagli. Vampyr è un bel videogioco. È bello che esista come videogioco. Ok. Over there. The steam pump. I will have to go around to get to it. Va bene, piccola. Spero che lo shortcut lo sia aperto da quella parte. Ok. Beh, adesso che abbiamo un frame rate recente è anche più semplice riuscire a muoverci. Cucina. E senza rispito. Ok, ok, ok. Potremmo tornare. Che cos'è questa energia? Oh, questo è l'oro. Questa è energia dell'anima. Qui venivano fuse le anime agli automi. Ok, questo è oscuro. Guarderò Edgerunners, assolutamente. E ne parleremo, per certo. Oh, mio Dio. Tanto qua scivolo, vero? Infatti. Fabbro instabile. Oh, figo. Abbiamo un problema con l'elemento ghiaccio, eh? Bravo. Addio. Modulo o lavaro a spacca, chiave di modulo. Quindi lo stesso fautore della costruzione finale degli automi era un automa. Vediamo un po' che si può fare con quello che abbiamo ottenuto. Kranorzor, grazie. Hitas. Oh, grazie del supporto. Allora, slot moduli. Richiede 5 chiavi per potenziarlo. Tra poco potrò averne uno di livello 3. Vediamo.
Sono indeciso sull'arma ancora. Sono molto indeciso. Che, no, che nodi ho? Vediamo un po'. Allora, aumenta moderatamente l'equilibrio durante gli attacchi caricati. Questo è importante. In questo modo aumenta moderatamente i danni fisici causati da un attacco a piena carica. Aumenta leggermente i danni fisici quando hai pochi HP. Per ora mi tengo le chiavi così. Lo status, bellino. Wow. Cutscene? No. Era lighting. Beh, per ora possiamo utilizzare gli oggetti. $4,550. Per ora è un titolo decisamente non eccellente, con qualche guizzo piacevole come l'ambientazione e l'art direction, però ho bisogno di vedere di più. Vorrei riprovare a fare i parry, senza la paura di stare sempre a distanza. Vediamo un po'. Non so neanche facendo una build, perché voglio provare tutto. Che succede? Si stanno proteggendo da qualcosa? Ah no, sto tornando indietro! Sto tornando indietro. Sono io che sto tornando indietro. Ok, niente. No, non sto tornando indietro. C'era un oggetto qua. Elenco delle riserve. Acciaio 34 kg, molibdeno 11, tungsteno 38, zirconio 14. In mancanza di un rapido approvvigionamento, la produzione delle lanterne sarà sospesa fra 6 o 7 giorni e sarà pertanto impossibile soddisfare le richieste del conte di Cagliostro. Ve l'ho letto perché la coprivo. Non lo sto trovando spiacevole, infatti. Ho altri materiali per potenziare. Io ho ancora l'armi più 0, ma mi va bene. Compenso con altro per ora. Ok, ho fatto il giro. Gears continuerà tra una fiera e l'altra, per ora sono un po' un flipper, ma continuerà con Gears 3. Ok. Non male. Ripara. Voilà. That should work. Ah, ok, ora stiamo tornando indietro, effettivamente. Ci ho messo un po' a capire. Ma ora ha senso. Oh, merda. No, ho schivato tantissimo.
Mike, no. Hai sbagliato. Il parry è molto preciso qua. Ok. Se si diventa bravi, è questo lo stile più forte. È assolutamente questo lo stile più forte, non ci sono dubbi. Non ci sono dubbi. Sarei dovuto, avrei dovuto esplorare, eh? Sono sceso troppo presto. Eccoci qua. Addirittura. Ah, lo incontriamo di persona? To come here. An automat that talks. Ah, mais je te reconnais. You're Vaucanson's dancer. I saw you perform in Versailles when you were first presented to the Queen. I have been sent by the Queen. Sa Majesté? Is she safe? Yes. She is at the Chateau de Saint-Cloud. It is guarded by machines. Machines? What has become of the guards? There are no longer any human guards. His own troops. He's no better than a rabid dog. I must find Monsieur de Vaucanson. He holds the secret to the tireless automats. Your creator? Well, that makes two of us. And it seems we've both arrived too late. He must have gone scurrying back to his master. I was only able to find this note written in his hand. It's nothing of any use, though. Only one thing's for certain. Wherever he went, he didn't take his horseless carriage. He left the key. Ok. E sì, mi rendo conto che il volume di gioco sia basso, in questo momento. Perché generalmente il combat è un po' più rumoroso, ma fatemi sapere. It's Silverback, grazie di aver trasformato la Prime in Tier 1. Di cuore. Price? Prince Chris, welcome back. The Fresco Twitch, benvenuto anche a te, grazie del supporto diretto. There are machines wreaking havoc on the esplanade. So I saw, yes, and a little too closely for my liking. It's a miracle I escaped alive. Just by les Invalides, I saw one take a volley of gunfire, halt for an instant, then carry on as if nothing happened. But no machine, however real, indestructible. These automats must have a weakness. Some vital axle or gear that we can target. I don't suppose you would know, you who share their nature. Simplify. No. Blast. That is unfortunate. I scoured the workshop hoping to shed some light on the matter. But to no avail. If only I had listened to the abbot. But perhaps there's still time. Listen to me. You must find Abbé Grégoire. He knows all about Vaucanson and his machines. Where can I find him? He took it upon himself to carry out a well-intentioned but perilous mission. If he's still alive, he'll be seeking refuge at the Société des Amis des Noirs on Place Saint-Merry, not far from Les Halles. Here, take the key to the carriage. It'll no doubt be of use to you. I must attend to a matter of the utmost importance. If my officers are to be believed, the people in arms are calling for the Marquis de Lafayette as their general. And it is my duty to answer their call. Okay. The plot thickens. Ora vi ringrazio, ma prima voglio... Ok, Lafayette nacque in una famiglia nobile d'Alvernia,
e conobbe un'ascesa estremamente rapida. Orfano, erede di una discreta fortuna e marchese all'età di 13 anni, fece le valigie per unirsi all'esercito. A 18, trascinato dalla sua passione per le novità, partecipò alla guerra di indipendenza americana, nonostante il divieto imposto dal re. 4 anni più tardi tornò in patria ricoperto di onori. Sfruttando la sua immensa popolarità, iniziò una battaglia per le riforme di cui il regno aveva disperatamente bisogno. Tra l'altro, cercò di ottenere la riduzione delle imposte per i più indigenti, il miglioramento delle condizioni dei prigionieri e l'abolizione delle lettere de cachet. Inoltre, si unì alla Società degli Amici dei Neri e acquistò una piantagione nella Guyana francese, dove emancipò, impiegò e istruì gli ex schiavi. Alla Costituzione degli Stati Generali venne nominato rappresentante da una sezione illuminata della nobiltà. Non destò una grande impressione durante i dibattiti, perché preferì lasciare la parola a oratori in cerca di popolarità, come il conte de Mirabeau. Avendo subodorato la crisi, scelse di muovere le proprie pedine nell'ombra e di dedicarsi alla Nuova Francia che sarebbe data dal conflitto. Accidenti. Erpalombaro, grazie di cuore. Mr. Sadman, Pieruno, grazie. Blitzgang, grazie delle 5 sabdonate. Stanzo, Navian 15esimo, Blackfur, grazie. E Pizzone Educativo, grazie del raid. Ok, stiamo scoprendo cose interessanti. Avremo anche da leggere Codex in futuro. Questa chiave consente di avviare la carrozza di Eugene. Veicolo realizzato di recente, questa carrozza è alimentata dalla stessa fonte di energia inesauribile che dà vita alle macchine da guerra reali. È alla volta un mezzo di trasporto e un laboratorio di riparazione di automi. Al momento della sua comparsa sulle strade della capitale, a inizio giugno, i parigini ne rimasero incantati. Ok. Mi mandano i moderatori qualcosa? Why? Ah no, è roba per dopo. Perfetto. Perfetto. Abbiamo accolto con entusiasmo, Monsieur di Cagliostro, la notizia che le vostre vestali sono pronte per essere posizionate nei luoghi stabiliti. Preghiamo perché gli sfortunati incidenti occorsi durante i collaudi non abbiano a ripetersi. Questo fenomeno, da voi chiamato strappo, è fonte di enormi preoccupazioni per me. Non possiamo assolutamente permetterci di introdurre in città macchine al di fuori del vostro controllo, Luigi. Mi chiedete, Sire, le ragioni delle mie inquietudini? Dimenticate, forse, che sono stato io, Eugene, a creare questa macchina con le mie stesse mani? Maledetta sia quella notte a Meudon! Quello che ho visto in tal sede, ahimè, temo non mi sarà facile dimenticare. Sarebbe stato meglio che il povero delfino avesse consegnato la propria anima a Dio, e invece no, doveva... La lettera termina qui. Una notte di Gudon, l'assistente. Siamo stati traditi. Quel farabutto di Flandre è scomparso, De Flandre. Con lui il guardaroba e le armi create per la guardia personale di Sua Maestà la Regina. Signor Conte, non vi avevo forse avvertito al suo riguardo? Non vi avevo forse rivelato come fosse fedele a Vaucanson e cieco sostenitore delle opinioni di quest'ultimo? Quel matto e ostile ai nostri propositi. Di certo sparpaglierà e nasconderà tutti gli oggetti preziosi che ci ha sottratto. È stata una follia il volerlo tenere nel ruolo di secondo assistente. Avrei tranquillamente potuto svolgere tutto il suo lavoro da me. Ahimè, ora mi ritrovo di fronte a una decisione alquanto difficile. Il braccialetto che mi avete consegnato pare ad aver perduto tutti i suoi effetti. Gli automi sono ora per me una minaccia. Non so che fare e temo per la mia vita. Se soltanto mi aveste dato maggiori istruzioni, cercherò di raggiungere Versailles nella speranza di trovarvi. Il vostro devoto assistente, Guedon. Oh! È un flashback? Lawrence, temilo!
Tell me, will you give her a name? Queste scarpette da ballo facevano parte del corredo della ballerina meccanica di Eugène de Vaucanson, un prodigio della tecnica donato dall'inventore alla figlia per il suo 15° compleanno. Dalla visione avuta da Aegis al momento di toccarle, ha avuto una visione reale! Sembra che la ragazza avesse formato un legame molto speciale con il suo automa, come se non avesse null'altro di più caro al mondo. Il fatto che abbia una visione... sapete che è legato all'anima, vero? Oh, mamma mia, sento così tanta puzza di merda! Come ha fatto ad avere una visione? Ai 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 ai. Alegos, grazie. Cano Canos, 4 mesi. 6 anni di lurcaggio. Grazie di cuore. È bello che hai cominciato a supportare, lo apprezzo molto. Però qui, ai 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 ragazzi. Si preannuncia un po' delicatina la situazione. Non voglio ancora potenziare armi. Siamo ancora abbastanza forti da non avere problemi. Quindi questo è un automa oltre che una carrozza e potrà ripararci. Che bella scena. Che bella scena. Ecco, è letteralmente un hub. Solo che a questo punto mi permetto di... Ecco. Così. Ok. È anche un sistema di quick traveling. Inoltre, grazie all'equipaggiamento di bordo, puoi effettuare le stesse cose che fa presso le vestali. Ok, corrispondenza. È la Hub Mobile, esattamente. Mio caro Eugene, mi farete il favore di illustrarmi il perché di questo macello? 24 giugno 1789, 11 del mattino. Le vostre macchine uccidono qualsiasi cosa si muova proprio sotto le mie finestre e l'aria è colma delle urla degli innocenti che subiscono questo massacro. Avete perduto il controllo delle vostre invenzioni? È stato forse il re a costringervi di organizzare questo bagno di sangue? Vi prego, amico mio, di scrivermi immantinente alla mia residenza nel quartiere di Saint-Eustache. Maledetto il francese, la mia ignoranza di esso. Ci sono 2 quest, quindi. Trova Mirabeau e raggiunge la società degli amici dei neri. Mirabeau! Grazie, Windtears, correggetemi, per l'amor di Dio. Posso imparare, ma alla cieca faccio schifo con il francese. Molto Assassin's Creedese questa scena. Alegos, grazie ancora. 63 mesi. Impegnativo sto caricamento. Si muove tramite incantesimo questa... Grazie, Omar. Omar. Molto Yharnam, vero? Sì.
Ok, abbiamo nemici impegnativi qui. San Pietrine. Ehi, il Tonitrus. Prego. Era un Perry quello? Duecento? Abbiamo già così tante risorse ottenibili da una semplice kill? Giardino? Ok. Delle Tuilerie? Oh, parbleu. È l'unica cosa che posso dirvi, ragazzi. Tuilerie? Ok, grazie. Ho letto. C'è lo stellato. Beh, di sicuro non siamo più nel... prologo. È cambiato l'elemento! Cazzo, ma sono forti, oh! Importante fare parry adesso. Ok, comincia a essere importante fare parry. Molto più di prima. Molto più di prima. Anche se ovviamente il giavellotto, cioè il... Ah no, siamo anche... c'è sempre... Ci sono anche loro. Oh, per un secondo. Oh merda. Un vicolo cieco. Non ci voleva. Tre? Tre automi? Non molto carina. Fanno schifo ste granate. Merda, non doveva andare così la granata immobilizzante. Vabbè, li congeliamo tutti, dai. Un po' impegnativo, eh? E le granate esplosive fanno schifo. Dave Spall, Affinity S, grazie. Grazie del continuo supporto in questo mio ritorno. E domani, maratona. Ah, non vedo l'ora. Can't wait. Non riuscite più a giocare da soli, eh? Però almeno adesso i perri ci sono. Sei resistente al ghiaccio? Perché ti ghiacci anche tu? Ma qui sono molto forti. Oddio, più che altro non ho mai potenziato l'arma. Comincia a sentirsi. Però cominciamo anche a stordirli, finalmente. Stiamo arrivando anche a quell'obiettivo. Molto bene.
Col cavolo, no? Oggetto bloccato. Io che mi aspettavo Meccanic Metroidvania, quando in realtà è solo si apre dall'altro lato, tradotto male. Anche se ci sono anche quelle, eh. Che peria la cieca che ho fatto. Posso migliorare, ma per ora i perri si fanno. Per ora li stiamo facendo. Solo che è molto labirintica la mappa, perché è tutto uguale, è tutto... Ah no, ma... No, non sono respawnati. È un'altra parte del giardino identica? Sì. Oh, cazzo. Peggio di quanto pensassi. Grazie del live train, ragazzi. Sacra dello sgabello, grazie di cuore. Non è vero, non è vero. È stato il dislivello, puzzone. Non lo so, mi piace molto fare i perri, lo ammetto. Mi fa sentire soddisfatto di quello che faccio, ma... credo che il buon range... Oddio, dipende, perché in effetti qua il danno è proprio poco. Meh. E vabbè, oh. Sono molto indeciso su cosa valga la pena potenziare, onestamente. Genji. Grazie. Esplorare questa mappa è un incubo. È come muoversi dentro un caleidoscopio. In effetti il Perry non era così male. Si uccide una vicenda? Che cazzo di danni? Merda. Ok, non male. Il modo in cui eschivavo ogni pericolo con i perri, ho sottovalutato quanto efficace fosse.
A quanto pare ero più skillato di quanto pensassi nell'evitare i problemi. Ma una volta che li subisci... La Stadia è morta appena l'avevo fatta uscire, tranquilli ragazzi, non è morta oggi. Monsieur de Mirabeau's home is built on a hill in the area. È che a me piacerebbe scoprire se esiste un'arma ultrapesante che fa perri, capite? Mi piacerebbe molto scoprirlo. Quindi per ora mi sto trattenendo. Intanto voglio sbloccare questo con la 5 chiavi. Così abbiamo rotto ogni possibilità di essere eterogenei. Ci mettiamo un livello 3 e facciamo i cazzutissimi. Per il resto no, non facciamo niente. Voglio vedere la prossima arma che troviamo. Grazie Lungo Mario, grazie di cuore. E gli oliatori, mi rendo conto che è strano non poterli ancora potenziare. Mi sarò perso qualcosa. Ragazzi, ma dove cazzo siamo finiti? Cioè, abbiamo un grosso problema di... di danno, cioè... sbaglio? No, spirito minore, quindi. No, uno l'abbiamo trovato, solo che non molti altri. Emaliuzzo, Marantois, grazie. Benvenuti, bento... of harming you. The royal automats are my only enemies. Par tous les saints! You were sent by heaven above! Have you watched these machines? Yes! I had a front row seat! A swarm of ferocious beasts who cleared the way for a creature I have an eye! Ha una creatura da incubo. Era? The Grim Reaper, madame. Death. La morte in persona. Ok, sta parlando di una boss fight, immagino. Eo. Ok, i perri sono fondamentali, cioè... fondamentali! Credo che dovremmo potenziare quest'arma. Bello entrare in interni così. E bimbi! Ah, non potete entrare? Ah, mi dispiace.
E vabbè. Guarda un po'. Oh, quanto mi dispiace. Tanto siete così con equilibrio antipatico che... Fiaschetta di autonomia. Stamina regine maggiorato. Mi piace essere in un'area così avanzata, mi stimola. Essenza di spirito valoroso. Abbiamo un sacco di essenza d'anima che non voglio sfruttare finché non trovo un'altra arma. Quindi praticamente la prossima area la faremo super potenziata. Perché sfrutteremo tutti i materiali che abbiamo. Demar, grazie. Grazie di cuore, welcome back. Che sei? Wow! Una palla di neve. Stavo solo cercando di guardare un po'. Che è congelato e sciottato sul posto. Ok. Via. 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 Merda. Non posso entrare, vero? Bravi, bravi, non entrate. Ok, a posto. Dicevamo. Minchia, ma... Ragazzi, ma... Qui serve... una certa cattiveria. Cazzo. È difficile fare peria sta roba. Mid fight. Anche se ti impegni, a volte proprio non basta. Mi piace, però il fatto è che non puoi fare cancel animation, quindi. Ma i danni che fa un proiettile elementale, assurdo. Guarda con quale velocità cambia arma. Incredibile l'aggressività di sta roba. Vabbè, prima andiamo giù, poi andiamo su. Ma ci picchio. Merda. Amico mio, che ti devo dire? Ah, minchia, non basta una? Storditi. Merda. Ma che, ho finito i proiettili, oh. Questo è il livello subito successivo a quello che abbiamo fatto? Forse perché non sto potenziando niente, eh? Può anche essere discretamente colpa mia. Che schiaffo.
Mi sa che devo fare la strategia dell'hit and run. Guarda il range. È un secondo, signore, non sono un dottore. Ah, c'è un dottore lì. Al posto delle lanterne abbiamo queste ghirlande. Cleveland. Other than the cruel fate that your fellow monsters reserve for patriots. You have nothing to fear from me, monsieur. Honestly, I don't have much of a coccarde, sì. I have to take you at your word and ask for your help. I have with me a fighter who has lost his leg. He's already lost a lot of blood. If I don't operate within the hour, I doubt he will survive. Unfortunately, I do not have any surgical tools with me. Would you be so kind as to find me something I can use to save this brave man? I can't do anything until I have the right equipment. Va bene. Posso salvarlo. Ma nemmeno io ho the right equipment, comunque. Anzi, sono messo in una situazione di drammaticamente grave lacuna, cioè mancanza di equipaggiamento per la parte di gioco in cui mi trovo. Perché, come spesso mi capita, non ho trovato l'arma che mi sconfinfera. Bello questo interno. Ho capito, amici, però dai, cioè... Ragazzi, ma...
Ragazzi, sono coinvolto dalla preoccupazione, cioè. Calli. Basta! Un'arma, dai! Ah no, è un potenziamento del... Ma porca! Porca miseria, range di sto coso. Ho provato ad essere creativo. Ma amici miei, cioè, il mio volere un'arma diversa non potrò assecondarlo ancora a lungo. Ah, eccoci, siamo arrivati a un checkpoint. It is time then. E allora, mi sa che non potremo. Esatto, stacchiamo qui. Sì, alle 21:30 abbiamo la live in cui proviamo qualcosa di nuovo. Quindi niente arma nuova. E sono molto indeciso su cosa potenziare, perché sapete, 2-2-5-5 è già una buona build di base. E finché non ho un equipaggiamento che mi convinca ad andare... full in. Il vero è che possiamo potenziare quasi ogni altra arma per ora. Il flagello incendiato non ci conviene perché se usiamo il moschetto non abbiamo abbastanza proiettili. Gli artigli nemici hanno il perry, che per ora sono stati particolarmente top. Vedremo. Abbiamo 11.000 essenza. Ma aumentano le armi che trovi qua? Aumentano. Squilibrio 137.
Che moveset? Sembra un po' lentina, eh? E non stordisce comunque un tubo. Ah, però li stordisce. No. Boh. Io senza stordimento. Cioè sì, dovrò di farci una build intorno, mi sa. Sì, esatto, lo stordimento lo aumenti anche con la statistica forza. Diciamo che questa è un'arma, è una delle migliori armi che abbiamo trovato, però mi è difficile decidere. Ho una gran voglia di utilizzare armi pesanti, però vedremo. Abbiamo fatto molto, però. Abbiamo fatto molto. È stata una live bellissima anche in nome del fatto che sono tornate le 3 ore. E il vostro supporto è stato meraviglioso, ragazzi. Dedo, Ringo, Skull, Ivan, grazie di cuore. Siete stati fantastici, meravigliosi. Di cuore. A questo punto vi lascio andare a cena. Vi ringrazio ancora, sempre di più. Alle 21:30 abbiamo la live Nvidia, in cui sceglieremo cosa giocare alla cieca, e non vedo l'ora perché io adoro queste cose in streaming. Grazie, vi auguro buona pappa. Rox Fury, Ettore, Dedo, grazie ancora, a più tardi. Vado a smangiucchiare qualcosa, a dopo. Un piacere essere tornato. Già dopodomani sarò a Vicenza e il giorno successivo ancora sarò in fiera. A presto, fellers. Da ottobre partiranno anche i reward, quindi andrà tutto al top. Alla prossima. Fight.